L'aggancio, un aggancio per, una, per un argomento che mi sta molto a cuore, perché per molti anni, come sa chi mi segue, insomma, io per un periodo mi sono allontanata, no, dal lavoro. Sì. Allora, ogni tanto mi arrivavano voci o mi dicevano: ma Raff, è stato lui, è stato tuo marito, è geloso. Sì, è vero, si diceva questo. Sì, lo è sai, geloso. È vero, dietro... lo sai che è vero? Sì. Sì, è proprio vero. Pensa, oggi stesso, mentre ero al trucco, ed ero molto felice appunto che tu così saresti stata la mia prima ospite oggi, mi diceva un'amica, dice: ma sai, c'è il marito, è gelosissimo, l'ama molto, è gelosissimo. Guarda, io ho avuto questa impressione, ho avuto l'impressione invece di un amore molto libero, molto, come dire, molto semplice, molto intenso. Molto semplice e libero, e soprattutto io credo che uno dei fattori fondamentali della lunga durata è che lui non ha mai imposto nulla a me e io non ho mai imposto nulla a lui. Non ho, anche quando mi sono allontanata anche dal lavoro, perché io volevo crescere i miei figli. I tuoi figli. Io volevo stare con i miei figli. Ho provato, dopo il parto e dopo, insomma, c'era Samuele che era piccolino, ho provato a rifare teatro, e lavorando appunto in teatro al Salone Margherita, ti ricordi che noi dovevamo fare sia televisione, certo, che teatro. Certo, tu hai fatto tanta televisione, sì, hai fatto, sì, anche Strisce Quotidiane, sì, su, sì, sì, una rete concorrente alla, sì, nostra, insomma, sì, e poi hai condotto con Angela Melillo, nostra cara, sì, amica, hai fatto veramente e quindi, tanto. Accettando un lavoro così, così complesso, nel senso che non potevo fare solo teatro o solo televisione, tutte e due, certo, e per un lungo periodo, e quel lungo periodo che è stato di diversi mesi, in cui io uscivo la mattina alle 11 per fare le prove per lo show che sarebbe andato in onda il sabato, ma come finivano le prove mi dovevo truccare per fare teatro. In quel periodo ho avuto proprio la consapevolezza concreta che non volevo perdermi i momenti importanti della crescita di Bianca e Samuele. Sì, non dico che sia giusto e sbagliato, perché c'è pure chi... Ma questa è la tua storia. Questa è la mia storia, è quello che volevo fare. Tutte le scelte che ho fatto, di cose fatte, dette o non fatte, non dette, sono sempre ed esclusivamente state dettate dal mio cuore e dalla mia testa. Non c'è mai entrato Raffaele. Senti, ne parlo perché ne hai parlato tu, e anche in varie trasmissioni, e poi perché c'è una storia che mi devi raccontare che riguarda anche appunto un'altra edizione del libro. Tu hai detto: mi è rimasta una cicatrice sul corpo, sì, ne avrei fatto a meno di questo dolore, però alla fine ne sono uscita e sono ancora più forte di prima. Sì. Perché ti è successo un mi certo punto. Mi sono anche punto, affezionata a questa, anche, è vero? A queste, perché ci sono cicatrici visibili e quelle, diciamo, invisibili, che forse sono anche quelle più, meglio quelle, quelle peggiore. Meglio quelle visibili, secondo me, meglio è vero? Visibili. Ne avrei fatto a meno, ma mi ci sono quasi affezionata, quindi per anni ho detto: ma forse una chirurgia è qualcosa, invece no, fa parte di me, quindi me la tengo. Senti, ma raccontamela così, dal punto di vista invece proprio del libro, questa storia. Del libro, perché, sì. Quello che ti è successo, cioè questa operazione che tu hai avuto, molto lunga, difficile, perché poi c'era una massa che tu avevi dall'utero quasi fino al cuore, è un po' connessa anche. È connessa perché... Alle parole, alla scrittura. Praticamente durante il terzo, quarto firmacopie, io cominciavo a sentirmi non tanto bene e ho deciso appunto di farmi vedere. Poi è storia nota, quindi nei dettagli non la racconto, ma mi ha tenuto in ospedale molto tempo, sì, e ha cambiato un po'. Io ci ho messo molto, ho seguito il consiglio di Ninni e l'ho portato a termine, l'ho fatto uscire il libro, ma io quando è uscito il libro ero pronta a delle critiche feroci, appunto, dicevo scrivono tutti, e invece è andato benissimo, e le critiche negative che mi aspettavo non solo non sono arrivate, ma è arrivato tutto l'opposto, e mi stavo godendo proprio un momento bellissimo, perché davo modo appunto di conoscere per chi avesse avuto voglia di conoscere solo oltre la Gabriella di me, televisiva, c'era anche invece la vera Gabriella. Sì, quello che c'è, insomma, dietro ai personaggi. E che cosa è successo? E invece, mentre c'era questa sorta di delizia godereccia, diciamo, dell'animo, perché finalmente era uscito e poi era anche accolto bene il libro,
viene interrotta questa gioia, oltretutto da emozioni inaspettate, dolorosissime, devastanti per certo senso, perché ho avuto appunto, come dicevo, una patologia talmente rara che nessuno sapeva come metterci le mani. Comunque una patologia benigna. Sì, sì, sì. Per fortuna. Però estremamente invasiva. È invasiva e purtroppo anche, insomma, presa in tempo, perché non staremmo qua a parlarne, certo. Però è stato fondamentale il professor Scambia, un altro bivio. Al Gemelli. Sì, il professor Scambia al Gemelli, che non smetterò mai di ringraziare, perché è stato fondamentale in ogni senso, di testa e anche di mani. Quindi sei sentita male durante il firmacopie e sei subito andata in ospedale? No, io sono tornata a casa dopo 2 o 3 giorni. Sì, insomma, ho deciso di farmi vedere e da lì si è scoperto un po' tutto. E poi però che è successo? Quando sono stata tornata a casa, sì. Insomma, adesso sto benissimo, ringraziando il Dio, sono sanissima e sto benissimo. Però quando sono tornata a casa, un po' delusa dai mesi trascorsi e dal fatto che si era interrotta questa magia, decisi di ricomprare l'edizione e di toglierlo da tutti i punti vendita. Che è successo però? Per un caso strano, chi l'aveva letto attraverso i passaparola, hanno continuato sempre a cercarlo nelle librerie, su Amazon online, eccetera. E quindi dopo anni, insieme all'editore Aliberti, abbiamo deciso di farlo riuscire, però ho detto: guarda, io lo faccio riuscire, ma per rispetto a chi l'ha già comprato voglio regalare una cosa degli inediti, che sarebbe la lettera di Raffaele e dei miei figli, e anche una introduzione importantissima dove racconto di un incontro pazzesco che ho fatto nella mia vita con una signora che mi ha illuminata in qualche modo. Però raccontacelo. È un incontro che ho avuto con una inaspettatissima, anche lì con una signora anziana, in una villa di Lecce. Non voglio raccontare tutto perché non voglio spoilerare, però sai, quanti di noi incontrano qualcuno nella vita che in qualche modo ti illumina? Ti dicono due cose e scopri un animo molto simile al tuo. Una signora che in qualche modo mi ha trasmesso la voglia di rincorrere ancora i miei sogni nonostante fossi già una persona grande, mi parlava di aurea, mi parlava di amori, anche del suo amore, nonostante la differenza assoluta di età e anche proprio di vita, perché lei era un po' una nobile, capito? Io vengo dal Pigneto, da Torpignattara, da zone proprio popolari, romane. Però mi colpì molto e siamo rimaste molto, molto legate io e questa signora fino alla fine del capitolo, che non voglio spoilerare. Gabriella, cosa però hai mi piace scoperto? Pensare sì. Una cosa, facendo uscire quel libro Nudi, il romanzo, è come se avessi dato, è come se avessero avuto i personaggi di tutto il mio romanzo una seconda chance. Come, e quindi se la meritavano. Che hai avuto anche tu poi. Che ho avuto anche io, ce l'abbiamo avuta. È vero, insieme, tu e il libro. Sì, c'è sì. Questa sorta di identificazione puntuale, no? Direi quasi un po' hegeliana, tra te e il libro. Mi piace molto questo. Sì. Cosa hai scoperto di te dopo questa malattia che non sapevi? Un lato del tuo carattere oppure intanto dal punto di vista della reattività? Allora, scoperto di me niente. Io sono sempre stata molto lucida e concreta su quello che ho sempre voluto essere. Ho scoperto forse una forza fisica, una resistenza che non conoscevo. Però quando dice, sai, ti porta una consapevolezza delle cose importanti, no, io ce l'avevo anche prima. Ce l'avevi anche prima? Sì, sì, sì. Hai detto di recente, perché tutti ovviamente parlano del tuo amore con Raff, e quindi hai detto, ma non è una favola, è un grande amore. È un grande amore vissuto nella vita quotidiana, sì, da 35 anni. Che poi noi, perché diciamo siamo un po' due personaggi pubblici, no? Però esistono amori così, esistono amori che sai già dall'inizio che dureranno per tutta la vita. È quasi un'alchimia magica, cioè io so che comunque, allora non do mai niente per scontato, quindi penso sempre, boh, forse domani potrà succedere che ci lasciamo, però io so per certo che il fatto di lasciarci, perché ovviamente siamo una famiglia normale come tutti, quindi ci sono i litigi, ci sono i disappunti, cioè io non è ovvio, sarebbe proprio
La storia della cantante, certo, del cantante o la ballerina, la favoletta del mulino bianco, non mi piace dipingerla, perché no, abbiamo passato tante difficoltà come tutti. Però la vera voglia fondamentale è quella di risolvere i problemi insieme, di rimanere uniti, e non abbiamo mai in assoluto preso in considerazione neanche lontanamente l'idea di poterci separare. Ci credo. Io non credo di poter sopravvivere senza di lui, e lui dice la stessa. Ma io credo stessa. Che lui non possa sopravvivere senza di te. Lo dice anche lui. Lui poi ha raccontato che in quei mesi in cui tu eri ricoverata lì al Gemelli, lui era sempre lì. Ti ha mai lasciato, mai, no. Neanche un momento, no. Era sempre accanto a te. Sì. Tu hai detto, io mi sono addormentata la mattina, è stata un'operazione lunga, mi sono risvegliata più o meno alle 19 di sera, no? Sì, sì. Sentito sai un tutto. Po' di ricordo, io so tutto, te l'ho detto. Sì. E quindi lui è sempre stato lì. Senti, qual è la canzone di Raff, la prima che ti viene in mente adesso? Allora, la prima che mi viene in mente adesso è Ossigeno. Ossigeno è una canzone che Raffaele ha la nostra casa è articolata che io le canzoni di Raffaele ovviamente dallo studio, avendo l'home studio, io le sento nascere, crescere, no? Questa Ossigeno in particolare non l'avevo mai sentita. A un certo punto Raffaele ha chiamato i ragazzi in cucina mentre io cucinavo, quindi normale, col sugo, che giravo il sugo, mentre giravo il sugo, il pomodoro, Raffaele ha chiamato i ragazzi, gli ha detto venite che vi devo far sentire una cosa. E ha cliccato su play e è partita questa canzone che incredibilmente io non avevo mai sentito. Mai sentito. Ed era appunto... E la canzone invece d'amore che ti rappresenta tra le tante? La mia te lo dico subito, in tutti i miei giorni. Quella è tua. Quella è mia. Beh sai, se tu analizzi la discografia tutto, di Raffaele, degli anni 80, è difficilissimo perché... C'è tutto. In ogni istante mi ritrovo qualcosa di noi che io so e che lui sa. Però come puoi sceglierla? Cioè adesso non è perché no, mio dico, marito, no, ma dico, veramente una che mi dici adesso che ti fa pensare all'amore, ma in questo momento no. E forse è proprio Ossigeno. Proprio Ossigeno. Quindi sì. Vedi, hai ribadito Ossigeno due volte, allora è proprio vero. Sì. E nostra figlia ha una frase di questa canzone tatuata sul braccio. Sul braccio di Bianca. Le parole di questa canzone, sì, forse perché l'ho sentita all'improvviso tutta insieme, insomma, poi qualche lacrimuccia nel pomodoro è scesa. Allora, io torno tra poco, ma intanto voglio ricordare Gabriella Labate, Nudi. È un romanzo bellissimo. Grazie. Perché bellissima è l'anima di questa donna, veramente. Grazie. Torno grazie, tra pochissimo. Grazie. E vado ad incontrare un'altra amica carissima.